Buonasera, Ciao, siamo. buonasera a tutti. Ciao Alfonso e ciao a tutti, Ciao benvenuti su Obiettivi a Mente. Questa sera siamo in compagnia di Alfonso Sabatini. Alfonso Sabatini, oltre a essere un guru ormai della cinofilia italiana e coach della nazionale di agility della FISC, e adesso da poco è anche scrittore, ha scritto un bel libro, poi vi farà vedere la copertina del libro, ed è un amico storico, non so, saranno circa 20 anni che ci conosciamo. forse qualcosa in più. Sì. Senti, tu sei una delle persone sicuramente più positive che io abbia mai conosciuto, nel senso che io non t'ho mai visto arrabbiato in tanti anni. Deluso, sì, con una faccia un po' delusa, questo è il massimo della tua negatività che io abbia visto. Sei conosciuto in tutta Italia come un simpaticone perché fai sempre casino ovunque vai e quindi devo dire una delle persone più positive che io conosco. Chiaramente immagino che nella tua vita non sia stato tutto rose e fiori, anche perché lo so, diciamo i risultati che tu hai ottenuto in questi anni. Come crescita personale, professionale, chiaramente non saranno stati facili. Quindi ti chiedo un po' di raccontarci un po' quello che è successo nella tua vita per arrivare ai risultati conseguiti oggi. Allora, innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità e sono contento proprio di fare queste quattro chiacchiere con te, che appunto ritengo una persona molto importante, per la mia vita e per la mia crescita e per tutto quello che è il legame affettivo che comunque ci tiene ancora uniti e ben saldi. Grazie. La mia vita in sintesi è stata un po' un lancio di un dado, ok? E quindi da fare una cosa totalmente diversa da questa attuale, ok? Infatti, io prima lavoravo nell'ambito del commercio, ho sempre lavorato come agente di commercio, poi ho avuto la fortuna di crescere, ho avuto la fortuna di portare avanti progetti, di fare dei franchising, di fare tante, tante, tante cose, forse è cresciuto troppo in fretta, che ovviamente hanno avuto un esito non proprio come era aspettato, quindi è finita un po' maluccio. E lì è stata la svolta della mia vita perché in una situazione in cui io mi ero ritrovato, poi abituato sin da piccolo dai miei genitori ad onorare tutto, ad essere una persona rispettosa, rispettosa degli altri, altruista, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato in una condizione in cui stavo vivendo un qualcosa di molto più grande rispetto alla mia età, alla mia vita e alle mie esperienze. In quel momento il bivio era praticamente quello di andare da una parte verso l'inferno e quindi verso la totale depressione con conseguenze catastrofiche che potevano avere della mia vita. E dall'altra invece un lumicino, questo lumicino chiamato passione. E quindi, come tutti noi appassionati di qualcosa, all'improvviso questa parola passione è sembrata una via d'uscita. E quindi io l'ho seguita con tutto me stesso e l'ho seguita con l'aiuto proprio tuo, che all'inizio della mia scelta di cambio di vita sei stato protagonista. E grazie all'aiuto della passione di amici come te, ho deciso di cambiare completamente vita, oltre che luogo di vita, perché mi sono comunque trasferito al Nord Italia, e ho E cambiato non da completamente solo, stile di e vita, e non non da da solo. solo, okay? Con una famiglia che si stava formando, tra l'altro. E quindi mi sono ritrovato a fare un lavoro. Dove un lavoro, o meglio un'attività dove il lavorare con i cani era inteso come ok, va bene,
ma di lavoro che fai? Addestro cani? Sì, va bene, ma come campi? E come fai? E come non fai? Allora, tra le mille perplessità familiari, quindi i genitori, i suoceri, gli amici, gli scettici e quelli che ovviamente il cane lo vivono, lo vedono in un certo modo, non riuscivano mai e poi mai a capire cosa ci fosse dietro la parola cinofilia. Ok? Allora parliamo del 97, 98, 99, quindi 99-2000, ecco, l'anno della svolta. E allora io, spinto da questa grande passione, ho superato, secondo me, qualcosa che tornassi indietro, e quindi nel mio libro, che è una mia biografia, comunque ritrovate, nel tornare indietro, non so se fossi, sarei pronto per fare un'esperienza come quella che ho vissuto. Non lo so la forza da dove l'ho presa, però il cane e tutto il suo mondo lo sentivo troppo vicino a me, troppo in simbiosi, e da qui mi sono lasciato solo trasportare, vedendo positivo e non vedendo mai negativo, ovviamente. Ho avuto anche la fortuna di essere avvicinato da persone che hanno continuato a fare opere, tra virgolette, di solidarietà nei miei confronti, così come lo era stato nei tuoi, tu nei miei, e sono andato avanti senza neanche rendermi conto che stava iniziando un'escalation di quelle incredibili. Cioè, se io oggi mi guardo e dico chi sono, ho difficoltà a dire chi sono a me stesso, perché sono niente, ma sono tante cose. Tante cose. Io per scherzo oggi ho mandato il mio curriculum cinofilo, perché se mando anche l'altro è veramente tanto, ad alcuni miei ragazzi su una chat, i ragazzi con cui collaboro con me nel centro, perché loro si stavano presentando con dei nuovi innesti che ho fatto all'interno del mio centro cinofilo, quindi delle nuove figure che svolgeranno delle attività più specifiche nell'ambito cinofilo. Siccome per il Covid non ci siamo ancora visti, su questa chat ho avviato una mini presentazione. E così, quando poi alla fine, per scherzo, ho lanciato anche il mio curriculum, mi sono veramente reso conto, era uno scherzo perché ovviamente loro sapevano un po' quello che, però era un po' un voler, diciamo, offuscare in modo scherzoso le loro esperienze, molto, molto vaste, molto complesse. Però la mia era lunghissima, lunghissima, poi fatta di cose belle. Cioè, se io penso a quello che sono, dico, bene, io dal 2007 scrivo sulla rivista Quattro Zampe, quindi sono uno scrittore, ok? A scuola ero Da cacciare. una cosa incredibile da cacciare, davvero. Eppure la passione mi ha portato a scrivere. Da fare qualche articolo mi sono trovato a gestire una rubrica che si chiama Sport e Fan, dove scrivo dai 2 o 3 articoli al mese. Quindi da dove mi arriva tutto sto ambaradan? Non lo so, mi arriva. La passione. È la passione. Poi io ho scritto un primo libro. Un libro su, ti presento l'Agility, su come io vedevo l'Agility e come volevo insegnarlo in modo basilare, quindi un libro per tutti i neofiti che piano piano volevano approcciare l'attività. Poi ne ho scritto un altro sulla comunicazione tra uomo e cane all'interno dell'Agility e poi questo autobiografico, quindi scrittore, sto. Poi parlo di atleta. Ho fatto tantissimi risultati, ma quelli più eclatanti sono, a parte il campione italiano, pluricampione italiano, aver partecipato a 5 Europei. mondiali, 7 europei, essere arrivato 2 volte medaglia d'argento all'europeo e aver comunque creato una storia dietro un cane e dietro un conduttore, quindi dietro un binomio, è la storia di Alfonso e Milù, che è vista oggi come la regina, nel senso è un cane che ha fatto tantissimo, come
può essere stata la Cruz di Ezio Bertoletti e di tanti altri cani che purtroppo non ci sono più. Lei ha un'età importante, è con me e siamo ancora un pezzo di storia. E poi tutto quello che ho fatto nel centro di addestramento e la crescita professionale. E poi sono diventato docente dei docenti. E poi sono diventato selezionatore della nazionale. E poi abbiamo vinto, abbiamo fatto secondi al mondiale. Cioè, non mi rendo conto di quello che faccio, ma il curriculum mi spaventa perché è veramente molto, molto impegnativo. Non è un curriculum di quelli dove tu lo consegni e ti aspetti, no, è talmente ingarbugliato, però è pesante perché ci sono tante esperienze. Se tu mi chiedi come ho fatto, non lo so. Ho soltanto detto io ho la forza di andare avanti, di superare tutto quello che è la negatività che mi viene intorno, che continua comunque ad essermi nemica, ma allo stesso tempo la ritengo anche alleata, perché grazie a questa negatività imparo a reagire e quindi mi estimolo per essere più forza. Io se E non ricordo così. male, ti interrompo, se non ricordo male, quando tu ti sei trasferito su a Milano, quindi hai avuto un periodo molto molto difficile perché chiaramente eri dipendente di una struttura dove facevi un po' il factotum e se non sbaglio a un certo punto hai dovuto trovare anche o cercare anche un altro lavoro per Sì. Allora, mandare avanti la baracca. questo periodo, fine 2003, quindi erano appena 2 anni e mezzo che ero lì, ero andato con delle aspettative e una grande passione di poter diventare un addestratore cinofilo, di portare avanti la passione per l'agility che con voi stavo già sviluppando da qualche anno giù a Bari. E invece facevo tutt'altro, facevo veramente il factotum, andavo a accompagnare i bambini della titolare all'asilo, mi prendevo le cazziate delle suore perché avevo dei vestiti sporchi, e pulivo il pollaio, pulivo il canile. In questo periodo, no, che presumo sia stato particolarmente difficile, no? Perché Sì. cambiare ambiente, cambiare abitudini, la responsabilità di una famiglia da mantenere, non avere le idee chiare perché sei fuori dal tuo contesto, quindi a Bari sei barese e sai come muoverti, stare in un posto totalmente nuovo, sappiamo che, ecco, proprio in quel periodo la tua testa. Che ti diceva? Cioè, La mia testa come vedeva vedevi il tuo sempre quella futuro? luce. La mia testa vedeva sempre quella luce. Non ho mai pensato un sol minuto di tornare giù a Bari per sconfitta, ma continuo a pensare di venire a Bari un giorno per fare qualcosa di bello nell'ambito cinofilo. Ma non ho mai detto devo mollare. Questo è un momento in cui sono ad un altro bivio, ho fallito. No. Non l'ho mai pensato neanche nei momenti più bui, perché quello è un momento buio, ma quello che è seguito è ancora più buio, perché io improvvisamente, pur di sottrarmi da quella morsa, così come descrivo nel mio libro, mi sono staccato e ho detto: preferisco vivere sotto i portici, ok, ma continuare a fomentare la voglia di portare avanti questa idea, cioè quello di crearmi un mio centro e tutto quello che ne è conseguito. E così è successo che ho iniziato a svolgere molte attività. Ricordo molto bene che avevamo una macchina presa in prestito, una Duna, Fiat Duna, quando, tu lo sai benissimo Pasquale, qualche anno prima io giravo i Maserati, giravo in macchinazze di quelle ovviamente da numero uno, ma a me non ha fatto assolutamente un trauma questo tipo di cambiamento, anzi lo racconto ridendo, sorridendo e poi faccio fatica a capire che io ero quella persona che era in quell'autovettura, che faceva quel tipo di vita, eccetera, eccetera. Non ho mai detto cavolo, cosa ho lasciato, oppure potevo continuare, perché tu sai benissimo che il mio socio ha continuato e si è affermato sempre nell'ambito delle attività che noi svolgevamo insieme.
Quindi non ho mai avuto di questo. E quando mi sono trovato sotto i portici, metaforicamente parlando, avevo un mezzo che era la bicicletta, mai utilizzata per altri scopi, che mi permetteva di andare al mattino dalle 6 alle 10 in una fabbrica a fare un lavoro di manovalanza, dove praticamente tritavo i ceri dei morti, okay, per riprodurre nuova polvere e rimpastarla per produrre Altre nuovi ceri. ceri. Quindi il mio lavoro era questo. Uscivo da quel tipo di fabbrica, quindi a questo a 10 km, 15 km dalla mia abitazione, tornavo nella mia abitazione e andavo a fare un po' di lezioni a domicilio, perché avevo lasciato nel frattempo bigliettini da visita e quant'altro. Poi ogni volta che vedevo un cane, per fortuna ho fatto un lavoro dove il marketing mi è stato insegnato e l'ho applicato tranquillamente anche in questo tipo di lavoro. Molto Chiaro. importante questo fattore. E tornavo e andavo a prendere i ragazzi a piedi da scuola, al pomeriggio riposavo veramente poco e alla sera andavo a fare il buttafuori in un locale. Questo l'ho fatto per un anno intero, al freddo, qua, lo sai benissimo, meno 200 di temperature. Di chi era abituato? Noi il freddo era 10 gradi, qui il freddo è meno 20, meno 10, cioè una Quindi roba sempre allucinante. l'obiettivo chiaro Sì. di Sì, voler devo, diventare un de, addestratore, poi sì. magari non quello che sei oggi, che è No, appunto ma tutta chi pensa? Ma l'escalation, ma non so almeno di neanche se avere il posso tuo esistere. cartotto, cioè il tuo obiettivo Bravo, io, rifocalizzato su quello. bravissimo. Io non so se questo lavoro, così come io l'ho forgiato, tutte le mie, diciamo, attività annesse, fanno parte di un'identità, di una tipologia di professione, di cui uno ne tiene conto e vuole fare la stessa roba. Io credo che sia possibile. Hai capito? Non rifare le stesse, forse fare meglio, sì, sicuramente qualcuno riuscirà a far meglio, però tutto questo è stata la forza, ok? La forza e l'esperienza acquisita con un'altra attività e un altro tipo di mentalità portata nel mio lavoro che ha sviluppato l'idea di propagandare in positivo, quindi vendere qualcosa di veramente utile come la cinofilia e come la mia passione. Ti regalo la passione, ti faccio vedere come il tuo cane cambia, ok? E di conseguenza tu mi onori di questo e mi sostieni perché devo mangiare. Questo è, ma guai a considerare tutto sto badabom di roba un lavoro. Io non lavoro, io sono un appassionato Giochi che con i cani. riesce, esatto, che Giochi con riesce a i cani. giocare con i cani e a fare la spesa al supermercato senza problemi. Hai capito? Sì, chiaro. E volevo chiederti, c'è stato proprio un momento talmente negativo che ti ha, cioè particolarmente negativo, che ti ha insegnato qualcosa e cosa? Allora, sicuramente io quelli che chiamo tradimenti non sono alla fine tradimenti, ma sono scelte di vita di persone che consideri casomai in un certo modo e per le loro logiche, i loro comportamenti che per loro sono normali, si cozzavano col mio modo di vedere. Quindi per me li ho sintetizzati in tradimenti. Questi tradimenti ovviamente sono state di persone con cui io veramente ho avuto a che fare in modo familiare, a cui ho dato tantissimo. E Pasquale, tu che mi conosci, sai cosa vuol dire quando comunque già di natura faccio un altruismo a gente che non conosco, figurati se qualcuno mi chiede una mano o poi nell'ambito della cinofilia, ho dato veramente tanto e poi alla fine ci sono state delle svolte che mi hanno portato a rimanere molto deluso, ma molto deluso da voler diventare cattivo, cioè da voler diventare schermato e quindi da non ricascarci più in queste situazioni. E invece, ahimè, continuo a cascarci. Penso che nella tua situazione, no? Come uno dei leader in Italia nel tuo settore, penso che di frequente ti sarà successo di essere stato anche attaccato in maniera gratuita per Ah beh, invidia, per gelosia, poi ognuno ha i suoi certo. dei motivi.
E quindi presumo che ti sia capitato spesso, no? Perché chi ha una posizione un po' più alta tendenzialmente viene attaccato così. Ecco, Assolutamente. tu come le vivi, come li vivi questi attacchi Allora, gratuiti? la parola impassibile non esiste. Quindi Non saresti umano. quando tu ci metti dentro il cuore e fai le cose col cuore, ti aspetti argomenti simili, no, in giro, no? Quindi, a meno che non sei consapevole di aver fatto qualcosa di brutto, e quindi è normale che ti devi aspettare qualcosa di critico, essendo appunto in una posizione anche di rilievo a livello di conoscenza, parlo, non di altro. Questa situazione ha creato comunque un certo tipo di comportamento da parte mia, e quindi ho iniziato un attimino, è vero, a soffrire all'inizio, ma a cercare di trovare sempre la chiave d'accesso per poter vivere correttamente questo tipo di risposta, serenamente, pensando, come tu hai detto, sì, è vero, gelosia, sì, è vero, invidia, sì, è vero. Quindi, aggrappato a queste cose, non ho modificato il mio modo di essere e sono andato un po' più avanti. Ovviamente l'esperienza a prendere questo tipo di, diciamo, di mazzate, così come le vogliamo nel nostro gergo pugliese identificare, mi ha portato sempre più a farci meno caso e a rimanerci meno male. Però non ho mai pensato di screditare quello che, o di essere poco convinto in quello che ho fatto, perché di male ne avrò anche fatto, ma mi sono dimenticato forse le cose che ho fatto di male. Di bene ne ho fatto tantissimo e ho dimenticato anche questo. Quindi non ci sono fatti particolari che mi hanno legato ad una situazione tale dove vivo dei rimorsi per delle azioni fatte nei confronti di terzi, e quindi dire ok, vabbè, te le meriti. Io apparentemente, a quello che io so, non ho mai fatto nulla di grave da meritarmi Degli cose negative attacchi. di questo tipo. Esatto. Quindi la vivo con più serenità. Proprio quando è uscito il libro mi hanno un po' preso in giro sul titolo, ci Dillo sono un po' il stati. titolo, perché abbiamo detto che hai scritto il libro, ma non abbiamo detto il titolo del libro. Dal Allora, letto al il letto. libro si chiama Dal letto al letto perché è una parodia, è una vita vissuta con esempi e tante parodie di veramente di cose vissute con degli allievi veri che non ho nominato con nome e cognome per privacy o quant'altro. Ma quando io cerco di portare avanti una logica per il quale il cane non deve essere filtrato con occhi umani, ma guardato con occhi di cani a due zampe, quale la persona dovrebbe diventare, tutto quello che non è filtrato da questo è roba umana. Quindi il letto è roba umana, il mangiare da tavola è roba umana, il bavaglino e il girello è roba umana, e il cappottino è roba umana, eccetera, eccetera. Quindi nella parodia ovviamente metto la prima pagina, dove dico che questo ragazzo, ok, che poi sarei anche io eventualmente, Quando con un avevi i cane capelli. che dorme sul letto, sì, qualche capello fa, che dorme sul letto, fa dormire scomodo il proprietario del cane stesso. Intorno qui ci sono giochini sparsi, quindi il cane è molto autonomo. E lui, a disagio, sogna un podio che guarda. Ok? Al termine del libro, la stessa copertina pone il ragazzo che dorme sereno, il cane che dorme serenissimo su una cuccia anche molto importante e molto costosa, ok? E i giochini messi sui vari armadi, quindi tolti, e il conduttore che pensa ad un podio dove esce vittorioso. Quindi la metafora io l'ho fatta per l'agility, perché comunque pratico questo sport, ma il successo io lo intendo anche per un semplice richiamo, cioè se vuoi l'affidabilità di un qualcosa per il cane, ti devi comportare in un certo modo da fare sì che il cane possa capire che
le tue richieste saranno sempre e solo esaudite in modo benevolo. E si Ok? crea una relazione Una relazione, corretta. perfetto. Se invece inizi a pastrucchiare, a fare in modo che il cane non capisca la tua vera identità, poi non puoi pretendere di relazionarti in modo errato con il cane, urlando, sbraitando e addirittura picchiando, quando nella tua logica umana bacata non ottieni quello che hai pensato di ottenere dal cane. Mentre il cane non sa neanche il perché deve assecondarti. Hai capito? Quindi con questa metafora dico: vuoi fare un netto? Bene, non portare il cane sul letto, altrimenti le due cose vanno a cozzarsi. E poi da qui ovviamente non è che se uno fa andare il cane sul letto finisce di vivere, però quantomeno nella metafora di tutti i comportamenti sbagliati non puoi ottenere nulla di buono se ti comporti in modo errato con il cane. Perfetto, perfetto. Ok? Ci sei anche tu su questo libro, Pasquale? C'è Lo so, mi hai anche un bel intervistato, abbiamo paragrafetto a fatto, noi. lo so, e ti ringrazio per questo. E, Alfo, un'ultima Dimmi. domanda, forse un'ultima. Nell'immaginario collettivo, un leader o comunque una persona che è riuscita, no, nei suoi intenti, nel suo lavoro, piuttosto che nella vita, a superare, c'è l'idea che sia una persona estremamente forte. Sicuramente deve essere una persona forte, perché no? Abbiamo parlato di coraggio nell'affrontare le difficoltà, quindi Certo. senz'altro, però si esclude l'idea che uno possa avere delle debolezze. E quindi la Sì. domanda è, dimmi se ci puoi dire una tua debolezza. La mia debolezza è continuare a vedere in tutte le persone che frequento qualcosa di buono. Questo non è un motivo di criticare questo mio atteggiamento, ma è uno schermo che purtroppo oggigiorno mi manca. Quindi io prima devo continuare a prendere le legnate e poi ti posso giudicare. Quindi vorrei tanto arrivare al punto in cui possa valutare oppure essere un po' più diciamo meno aperto immediatamente nei confronti di qualcuno che ho appena conosciuto e ovviamente aprirmi gradualmente se la fiducia è ricambiata. Questo è il mio cruccio, questo è la mia debolezza numero uno. Ok? E questa cosa mi va bene quando combacia con gente come te, con gente con cui in 2 secondi sembri che ti conosci da 20 anni, eccetera, eccetera. Va male quando poi con questa persona ci rimani male, ma non casomai per colpa di questa persona, per colpa tua, perché hai creduto molto in un modo che non Si è creato aveva. delle aspettative, Sì, bravo, bravo. E sì, crearsi delle oppure, aspettative spesso, no, in tutti gli esatto. ambiti poi alla fine ti Oppure, castiga. per esempio, anche il ruolo di leader della nazionale. Io quando ho preso in mano la nazionale, ok, la prima nazionale aveva binomi molto forti, anche campioni del mondo già, però erano binomi che io potevo, di cui io potevo sentirmi non superiore, ma superiore come ruolo, cioè ero la persona giusta. Poi eravamo paritari, però ero la persona giusta. Ma quando l'anno successivo mi sono tirato dentro binomi di caratura mondiale che comunque avevano fatto sicuramente più di me e io dovevo gestirli, allora sono andato un attimino in protezione, sono andato un po' nella debolezza. Sarò in grado? Non sarò in grado? La mia fortuna qual è stata? Che ho chiuso gli occhi e ho detto: fai quello che sai fare, cioè improvvisa. Certo. Fando sempre quello che ho potuto fare, Avevo perso. ovviamente sono arrivato poi a gestirli distinto, in modo elegante, in modo perfetto, da ricevere la loro stima in modo incredibile, a mia inaspettata sorpresa. Hai usato la parola fortuna,
su questa Sì. frase, no? E mi hai anticipato proprio l'ultima domanda che ti avrei fatto. Quanto incide per te la fortuna nella realizzazione dei propri obiettivi, dei propri sogni? Allora, la dea bendata la chiamo, che poi alla fine io sono comunque una persona credente, ma non pratico, non sono un cattolico da chiesa. La mia chiesa me la faccio anche a casa mia con un crocifisso, se voglio farmela, o davanti ad una grotta di un presepe, quello non è un problema, però mi sento guidato. Mi sento guidato, è come se. Più bene faccio, in modo quando faccio del bene non ci penso mai, però l'accumulo di queste sensazioni di benessere, perché io sono molto più contento nel farti un regalo che non nel riceverlo, per esempio, perché la tua emozione è la mia carica. Farti una sorpresa, ma vivo di queste sorprese, capito? Quindi, certo, mi piace avere una sorpresa, però. Facendola so cosa tu pensi e io sono già felice, mi pregusto la tua reazione. Quindi tutto questo per me vuol dire aver seminato bene. Non dico essere tranquillo che io sia immune da tutto perché stiamo sotto il cielo, perdiamo gli amici da un giorno all'altro, come è successo oggi, eccetera, eccetera. Ma sono un po' meno impaurito e quindi un po' più tranquillo. Ok. Ok, però la paura c'è di sbagliare, la paura. Ho fatto adesso Chi non un fa non passo, sbaglia, no? sì, ho Chi non fatto un fa non passo sbaglia. avanti, ho fatto un centro diverso, più grande, con più servizi. Ovviamente sono aumentati i costi di gestione e poi siamo capitati nel Covid, ma io anche nel Covid, durante il Covid, tutti si lamentavano, io no. Io ho trovato la chiave d'accesso per dire, boh, ok, la mia spesuccia al supermercato me la sono assicurata e ho dato della qualità attraverso i sistemi offerti, quindi le videoconferenze, le videolezioni, i seminari. Ma non è che ho preso in giro qualcuno, ho dato e ho venduto una qualità in modo diverso Ti sei e quindi mi adeguato alla sono situazione. adeguato, non mi perdo d'animo, cioè tu. Lo sai che se andiamo tutti e due su un'isola deserta ci tiriamo fuori dai casini, sicuramente, perché siamo intraprendenti, siamo persone anche tu nei fatti di passaggi stratosferici, da dove sei, a dove eri e dove sarai non sappiamo neanche. Ma tutto questo vuol dire che siamo vivi e non ci fermiamo, non guardiamo mai il passato pensando di aver fatto un errore lasciarlo. Bravo. È una delle cose più comuni, no? Dar molto peso al passato e concentrarsi poco sul presente e sul futuro. Poi è una delle Sì, cose più concordo, concordo. che limitano di più, no? L'esprimersi delle persone, perché si pensa sempre appunto al fallimento, tutto è un fallimento, e ci si ancora al passato, alle Certo, cose al che sono andate passato. male nel passato, senza pensare all'evoluzione futura. E quindi questa cosa sì, molto interessante. Va bene, Alfo, io non ti tolgo altro tempo, non so come ringraziarti, anche perché sei Io stato ringrazio te di questa tra i opportunità. primi a dirmi subito sì quando ti ho proposto questo progetto a cui tengo molto, soprattutto in questo periodo in cui la gente sta un po' avvilita e Certo. preoccupata, quindi se possiamo tutti quanti dare un sostegno, ben venga. E quindi ti Assolutamente. ringrazio, vabbè, te l'ho chiesto, ma tanto non sapevo che mi avresti detto Non sì, avevi è dubbi. stato un pro forma più che altro per darci un appuntamento, e Bravo, quindi infatti. grazie Infatti, davvero. sono io che ringrazio te di questa opportunità, ti faccio i miei migliori auguri per il tuo progetto, che Grazie. sicuramente non è un progetto banale, ma è un progetto molto, ma molto, ma molto interessante. Ti dico che dei perni importanti della mia nazione sono i mental coach e tutto quello che c'è dietro il sostegno di un atleta, il sostegno di una persona che deve comunque fare e portare a casa un obiettivo, cioè vincere un mondiale, non fare la presenza, che è un po' diverso. A vincere un mondiale, Certo. quindi tutti siamo campioni del mondo in pre-league e lo dobbiamo essere dentro, perché se non lo siamo dentro vuol dire che siamo falliti al primo salto. Ok? Vero, vero.
Ok, ti ringrazio. Per chi ci ha ascoltato, per chi ha ascoltato Alfonso, intanto iscrivetevi al canale e È poi andata via un po' la se... connessione. Ah, dicevo iscrivetevi al canale e se vi è piaciuta questa intervista ad Perfetto. Alfonso, mettete un mi piace e se volete aggiungere dei commenti, fare delle domande, ben Se venga. volete prendere il mio libro, potete prenderlo. Perfetto, perfetto. Va bene, un saluto a Va bene. tutti e grazie Grazie, ancora. grazie a Ciao tutti. Alfonso. Ciao, 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 ciao. grazie, ciao.